due italiani incontinenti e arrivato finalmente lì da voi un ospite che è Luca Vullo. Ciao Luca. Ciao. Come va? Una bomba. Luca realizza diversi documentari, cortometraggi, videoclip musicali, spot, insomma fai veramente di tutto. C'è scritto sul tuo sito, mi piace moltissimo, che sei un artista poliedrico, no? Sì, mi piace molto. E sei da poco ritornato da Cannes. Esatto, sì, sono stato lì a presentare la versione short del nuovo documentario Influx sull'emigrazione italiana a Londra. Sì, infatti diciamo vero, che Luca... Influx, io ho detto Influx, no. Ho sempre pensato, pensa come sono ignorante. Perché era un medicinale, tu prendevi quello. diciamo che Luca viene da Londra, italiano, stai a Londra, così sì. Ti configuriamo come italiano in continente, ecco questo. Basato a Londra. Basato a Londra, sì. Dove lavora appunto con questa idea di Influx, come dice Ciccio. Ci vuoi raccontare cos'è? Sì, come sapete, insomma, siamo in una fase in cui c'è un'emorragia fortissima di emigrazione italiana all'estero. Ma va? Ma davvero? Va? Ma davvero? No. Ma non si nota. Non ce ne siamo accorti. Qui su tre persone, due vivono fuori. Esatto. E Londra è una delle mete più vicine, più colpite dal fenomeno, quantomeno in Europa. E io sono uno di quelli, chiaramente, che ha visto di presenza, insomma, quello che sta succedendo in quel paese. E ho pensato che forse raccontare questo fenomeno poteva essere utile per noi, per capire come stiamo in questa fase storica, ma anche, soprattutto, per conoscerci meglio. Quindi l'emigrazione diventa uno strumento per capire bene un po' come sono gli italiani. E questo è un gruppo di artisti che compone opere video oppure sei tu solo? Assolutamente. Come è strutturato? Perché so che è un progetto molto collettivo, esatto. Nel senso che è partecipato da tantissime persone che hanno creduto nell'iniziativa, sia dal punto di vista prettamente produttivo, se vogliamo, quindi ci sono sponsor, investitori privati, abbiamo fatto una campagna di crowdfunding online con tante persone che ci hanno aiutato, ma anche dal punto di vista pratico, per cui ci sono tanti volontari, oltre alla troupe del film, che continuano ad aiutarci per portare avanti questa ricerca, perché non è solo un documentario, ma è una ricerca che continua e che continuerà. Ok. 222 Radio 2 è tutta un'altra ricerca. Ma che è sta ricerca? Su che cosa va una ricerca? Lei si arriva lei, stiamo parlando da un'ora con lui. Io ho sentito ricerca e adesso mi è venuta la miseria. Si è svegliato adesso. No, perché voi dite parole a casaccio, secondo me. Poi quella. I found myself a cheerleader. She
E qui ai Italiani Incontinenti, Omi Cheerleader, in puro stile Vercillo, e do subito la palla a Marzocca che ha pochi secondi per chiedere come fai a vivere a Londra con quel Luca clima Bullo. Che c'è. Luca Bullo, nostro ospite in questo momento. Siciliano. Mia cari, la ruota gira, in questo momento a Londra si sta molto meglio che in Italia. Vabbè, ma adesso allora sentiamo il meteo, che cosa ci dice qui in Italia. 222, Radio 2, è tutto un altro meteo. Radio 2, Italiani Incontinenti, in diretta da Buenos Aires, Roma e Orlando, anche se per il momento il signor Marzocca risiede a Roma, ma poi presto se ne ritornerà a casa nella dispensa. E siamo al telefono, sì, al telefono. Abbiamo qui ospite, pazienza, Luca Bullo. Luca, ritorniamo a parlare con te, anche perché c'è rimasta una domanda da farti che riguarda la gestualità, perché tu stai insegnando e insegni gestualità italiana all'estero. Assolutamente la cosa più bella che io abbia mai potuto fare nella mia vita. E cioè? E cioè portare in giro per il mondo un aspetto della cultura italiana, un aspetto più riconosciuto, stereotipato se vogliamo, però come un aspetto culturale, linguistico e comunicativo che fa divertire tutto il mondo. Sì. Ma da te si dice lì a Londra la storiella come si fa a zittire un italiano? Come si fa a zittire un italiano? Basta legargli le mani dietro la schiena. Esatto. però è leggermente inesatta, perché con il viso possiamo comunicare benissimo. Ah, lo vedi. Con i dettagli degli occhi. Birre e salsicce, quelle taglie. Cose che si fanno. Sì. Però ci sono tante sfaccettature molto interessanti. Ma, quindi i tuoi gli studenti vengono a vedere le tue lezioni e tu poi gli fai un esame, giusto?
Diciamo di sì. Ecco, come... immagino l'esame com'è. Come sarà st'esame? Sicuramente la riconoscibilità dei segni, dei gesti, sì, e quindi la capacità di utilizzare il corpo per comunicare cose senza aprire bocca, cosa alla quale molte voi non culture... lo vedete, ma in questo momento lui mentre parla sta gesticolando. Esattamente, non si può vedere, ma non potrei farne a meno. L'intervista doppiandosi in gesti, sì. Il test più importante sarà proprio adesso, che andrò a San Francisco ad insegnare per 6 settimane. Accidenti. All'interno di un college, al Mills College, proprio la gestualità italiana, legata anche all'opera di Pirandello come concetto, però ecco, studieremo insieme agli studenti che dovranno poi comunque fare un esame sulla Pirandello, perché tu sei del Trentino, mi pare, no? Io sono in realtà sono un bergamasco, non so. e lì si gesticola moltissimo. Vabbè, Pirandello non ha confini. Esatto. Senti, tanto sapete che si gesticola moltissimo anche qui a Buenos Aires. Quello volevo chiederti. È uscito un libro proprio sulla gestualità argentina, che anche, come dire, sei mescolata con quella italiana, ha delle profonde differenze, perché anche qui si gesticolano tanto. Poi gli argentini lo dicono degli italiani: ah, parlate, esatto, parlate, gesticolate, gridate, ma loro sono assolutamente identici. Ma invece, scusami Luca, sì, gli inglesi hanno una gestualità, diciamo, riconoscibile? Sì, molto povera, sono molto limitati nella comunicazione gestuale, però hanno una grandissima capacità tonale, per esempio. Sono bravissimi nell'utilizzare il tono della voce, e molto di più di noi nel dono della sintesi proprio verbale, quello è veramente straordinario. A me è successa una cosa molto divertente quando stavo una volta in Brasile. Andai a cena con degli amici, era la prima volta che andavo in Brasile, e chiaramente ho cominciato a parlavo in italiano. Tu parlavi in Brasile? No, non parlavo portoghese, parlavo in italiano e gesticolavo. Buongiorno, sono Marco Marzuco. No, non sapevo, poi un pochino l'ho imparato. Allora, che è successo? Che tutti quanti questi del tavolo, che erano tutti brasiliani, mi fanno: certo che si vede proprio che sei italiano, guarda come gesticoli. Io poi in quel momento mi sono sentito un po' in imbarazzo, mi sono girato, ho visto che c'era un tavolo di persone che si sbracciavano in continuazione. Ho fatto: dico, guardate, non sono solo io, guardate lì, ma era un tavolo di non udenti, e quindi ho fatto una figura doppia praticamente, capite? Ma l'ho detto proprio come dicevo: scusate, ma guardate un po' lì, 222 Radio 2 è tutto un altro linguaggio. Ma che linguaggio, che c'entra adesso? Perché dobbiamo salutare il signor Luca Vullo, e lo salutiamo dopo. Vabbè, salutiamo dopo. Ogni volta che parlo io non va bene. C'è chi aspetta un miracolo e chi invece l'amore, chi chiede pace a un sonnifero, chi dorme solo in metro. Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo poi ti scappa il tempo. L'attimo lento come il movimento, che se fai distratto perdi il tuo momento, perdi l'attimo. E chi guarda le nuvole, e chi aspetta il telefono, chi ti risponde sempre però, chi non sa dire di no. Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo poi ti scappa il tempo. L'attimo
Malika Ayane, senza fare sul serio. Bella questa canzone. Ricordiamo che Malika Ayane sarà tra i protagonisti della Festa della Musica di Radio 2, in onda in diretta domenica 21 giugno alle ore 21. Quando? È pure facile da ricordare. 21 giugno alle ore 21. Alle ore 21 del 21. Del 21, quindi è facile da ricordare. Sintonizzatevi, mi raccomando. Siete all'ascolto di Italiani in Continenti, primo programma che parla esclusivamente del rapporto degli italiani con il resto del mondo. E ricordiamo anche la nostra email, italiani in continenti con due i, @rai.it. Potete scriverci quello che volete, mandateci tutto quello che volete riguardo fotografie, disegnini, selfie, video, quello che volete, che ha a che fare naturalmente col vostro rapporto che avete con il resto del mondo. Ora però io vorrei, stavamo parlando di gestualità, ecco appunto, torniamo alla gestualità. Perché ridi? Perché ridi? Torniamo al nostro ospite Luca Pullo, che è praticamente il guru della gestualità italiana come rappresentante nel resto del mondo, perché sta per andare, ricordiamo che sta per andare a San Francisco, no? Sì. In un college, a insegnare che cosa? Il linguaggio? La gestualità italiana. Il linguaggio del corpo italiano, esatto. Perché è tipico nostro. No, nonché Luca è un regista, per ricordare, ecco, che ha fatto anche diverse documentari, nonché un film, vero? Che si chiama... La voce del corpo, sì, che è sempre una docu-fiction. Una docu-fiction che è andata a Cannes anche, sì. No, quella è un altro, ah, quella è un altro film, quindi mi ricordavo male. Però quella sicuramente, La voce del corpo è stato il documentario che mi ha iniziato al percorso sulla gestualità. Mm-hmm. Ho iniziato lì la ricerca e ho capito che uno degli aspetti da poter proporre all'estero, soprattutto meno conosciuto se vogliamo, meno esplorato ma sicuramente divertente, era quello della gestualità, ecco. E ne ho trovato le origini storiche, antropologiche, sociologiche, per questo ne ho fatto un documentario. Ma la gestualità, vi volevo dire, spesso a volte può essere anche pericolosa, perché adesso vi racconto un'altra cosa che mi è capitata a me, perché io non ho fatto... Ma quante cose ti capitano a te? Ma perché io sono uno che non sta mai fermo, dormo 2-3 ore per notte, il resto... Signore, lavorare con Marzocca, venitemi a prendere, è un inferno. Cioè, ma cosa... Vado in giro e ogni tanto, infatti, a Sarcinelli gli arriva qualche pizzone, esatto, perché io gesticolo... Guarda là, pum! Anche adesso. Lo potrete vedere poi dopo nei video che metteremo su internet, sul sito di Radio Rai. Però comunque, a parte sì, questo, un Cassiodoro non si è inventato niente, diciamo la verità, ma Marzocca, appunto, che normalmente gestisce. Appunto, sentiamo l'aneddoto. Allora, sotto Natale mi trovavo con una fidanzata di tanto tempo quella. Fa. Che è quella? Che è quella? È venuta spontanea. Ci sarebbe anche un bel gesto qui. Allora, questa qui, avevamo da poco, diciamo, abbastanza litigato, quindi era molto arrabbiata con me, e c'era un incrocio a via Cola di Rienzo a Roma, dove ci saranno state 3.000 persone, perché era proprio la vigilia molto di Natale, dovevano fare gli ultimi regali, le cose che... A un certo punto scatta il verde per i pedoni, partiamo tutti quanti, io vado e lei rimane sul marciapiede. Allora io mi giro e dico: dove vai? E lei va di là. No, io vado di là. Ma no, dobbiamo andare di qua. No, lei si gira, vado di qua. Io allungo la mano, verso, la sposto verso dietro e prendo in pieno, ma forte, una vecchietta che, poverina, praticamente l'ho sbattuta per terra. Aia. Si è fermato l'incrocio, si sono fermati tutti, c'era un vigile, l'hanno presa, l'hanno portata su una panchina, l'hanno rianimata e per fortuna la signora si è ripresa, sì, dicendo: stavo andando alla messa. Io al vigile gli ho detto: mi scusi, che devo fare, non lo so, le lascio le generalità. Ha detto: fio mio, che c'è scrivo sul rapporto, investita da una mano. Voi non potete vedere, non potete vedere adesso Marzocca come ha gesticolato in questo racconto, durante tutto il racconto. Spero lo possiate vedere sul nostro sito, perché forse facciamo un piccolo film. Comunque, ma anche Luca mi pare che ha raccontato una cosa analoga, però. È una storia analoga. Sì, ricordo di aver letto un articolo su un episodio che è capitato in Italia ad una turista straniera che, passando per strada, fu colpita da un italiano che parlava al telefono, che è un momento in una conversazione molto concitata, sì, e si agitava tantissimo senza curarsi di chi stava passando vicino a lui. La colpì molto violentemente nell'occhio, creandole un danno permanente. Come ha fatto? Con un dito, no? Con uno delle dita colpì all'occhio. Dito? Adesso non ricordo esattamente. No, adesso pure quale dita. Scusa, Sarcinelli è maniacale, non ti capire. È anche un po' morboso. Questa. Che ti non importa? È vero. Che ti capire quale dito devo usare per accecare qualcuno?
Vabbè, in realtà ci starebbero questi due, insomma, questi sarebbero quelli giusti. E poi alla fine... insomma, la signora lo denunciò proprio per danno fisico, sì, importante, e i giudici non diedero nessuna pena all'italiano, perché è un aspetto della cultura naturale, involontario e genetico. È nell'indole, quindi non si può vietare a un italiano, mentre parla al telefono, di gesticolare. Me ne ricorderò. Ti salutiamo, Luca, grazie di essere stato qua. Grazie a Luca. A presto. 222 Radio 2 è tutta un'altra varietà di cose. Ma che ha detto? Che varietà?